buonasera, dipende quando guarderete questo video. Volevo solo rubarvi 2 minuti per presentarvi la seconda parte del nostro excursus nei divieti imposti dalla Società Torre di Guardia e Testimoni di Geova. Questa sera ci occuperemo prevalentemente dei divieti che riguardano i tipi di lavoro che i testimoni di Geova possono fare o non fare, soprattutto non fare, e i divieti che riguardano la partecipazione a cerimonie religiose. Avremo anche qualche chicca che vi prego di non perdere, perché ci saranno dei divieti che veramente sono delle piccole chicche di follia. Questa serie di video hanno richiesto un lavoro di ricerca immenso e un impegno veramente che è stato profuso, molto molto importante. Nessuno me l'ha chiesto, è una cosa che faccio io per giustizia. Vi chiedevo se potete condividere o mettere qualche like in più, in modo da poter far conoscere di più tutta questa serie che veramente svelerà tutti i divieti, anche più reconditi, dei testimoni di Geova. E più avanti chiederò anche la vostra collaborazione, se vi ricordate dei divieti che non è stato possibile rintracciare, soprattutto quei divieti che si trasmettono oralmente nella congregazione. Bene, io vi lascio al video, vi auguro una buona visione e io vado a cucinare la cena. Il Servizio del Regno del 1976 fa un'osservazione interessante: i servitori di Dio possono in coscienza rendere molti servizi personali a quelli del mondo, senza fare alcuna discriminazione. Dopotutto, tali persone sono proprietà di Dio e di Cristo, essendo state tutte acquistate col prezioso sangue del Figlio di Dio. Riassumendo tutto quello che viene detto in questo lunghissimo articolo, non possono svolgere lavori che richiedano la fabbricazione, la vendita o la pubblicità di materiale idolatrico, materiale pornografico. E non è possibile fare i cassieri in case da gioco, perché ovviamente il gioco d'azzardo non è in armonia con la parola di Dio. Fare la manutenzione di attrezzature per il gioco d'azzardo, è possibile fare il cuoco in un ristorante all'interno di una casa da gioco, di un ippodromo, l'insegnante scolastico in una scuola di proprietà di un'organizzazione religiosa, domestica in case situate in zone riservate a scopi contrari ai principi esposti in Isaia 2:4, quindi fare delle loro spade vomeri, quindi si riferisce ai luoghi militari, però avete visto, non li cita. Non è possibile svolgere un lavoro pagato da un'organizzazione che si occupa primariamente di attività non scritturali. Torre di Guardia del 2002, un lavoro che implichi la fabbricazione di oggetti di culto e di bandiere nazionali. Nel caso che si possieda una tabaccheria o una coltivazione di tabacco, o che si sia mezzadri o contadini con contratti vincolanti per la vendita del tabacco, la Torre di Guardia del 1999 indica che in questo caso, se il cristiano testimone di Geova è in grado di mettere a posto i suoi affari entro un ragionevole periodo di tempo, diciamo 3 mesi, e liberarsi di tale responsabilità pur subendo una certa perdita, potrebbe continuare a far parte della congregazione. Se un lavora in una tabaccheria, deve pensare a come questo suo lavoro in una tabaccheria può essere preso da chi lo vede lì, come ragiona la sua coscienza, se può essere causa di inciampo. Se un agricoltore è giunto finalmente alla fine del contratto che lo obbligava a coltivare tabacco e rinnova quel contratto, allora è soggetto ad essere espulsa dalla congregazione. Non è possibile svolgere attività mediche o infermieristiche di un certo tipo, perché per esempio un medico che deve prescrivere una trasfusione di sangue o eseguire un aborto, o anche prescrivere i farmaci a base di derivati del sangue, come può farlo se è un testimone di Geova? È vero che un'infermiera può, tutto questo è riportato nella Torre di Guardia del 99, fare un esame del sangue senza sentirsi in colpa, però non può essere presente ad una trasfusione anche se il paziente è consenziente.
perché non vogliono, secondo la Torre di Guardia del 1993, essere indotti a confidare in qualche modo nella fortuna. Perché l'inno nazionale è espressione di patriottismo ed è una preghiera, ci dice questa Torre di Guardia del 2002, a Dio perché favorisca prosperità materiale e lunga vita per le nazioni. Ma i veri cristiani dovrebbero partecipare a questo genere di invocazioni? Il profeta Geremia viveva fra persone che asserivano di servire Dio. Tuttavia Geova gli comandò non pregare a favore di questo popolo, non innalzare a loro favore grido di implorazione o preghiera e non supplicarmi perché non ti ascolterò. Perché a Geremia fu dato questo comando? Perché quella società era permeata di furto, assassinio, d'adulterio, spergiuro e idolatria. Nell'opuscolo scuola ricorda come gli unici due compleanni menzionati nella Bibbia riguardavano persone che non credevano nel vero Dio. Di conseguenza non è mai stato associato ad un compleanno un'azione positiva. Inoltre, e sottolineiamo questo è molto importante, le feste di compleanno tendono a dare troppa importanza all'individuo e questo è senza dubbio uno dei motivi per cui i primi cristiani le evitavano. Nella Torre di Guardia del 2002 viene detto che mangiare la torta di compleanno e di spegnere le famose candeline sopra sono delle superstizioni. I testimoni di Geova dovrebbero liberarsi da ogni forma di superstizione. Inoltre, in L'uomo alla ricerca di Dio, ricerca dell'ignoto attraverso magia e spiritismo, capitolo 4, viene appunto detto che la torta di compleanno ha una relazione con la dea greca Artemide, il cui compleanno veniva appunto celebrato con focaccia al miele a forma di luna su cui erano poste delle candele. Perché, sempre secondo l'uomo alla ricerca di Dio, questo tipo di abbigliamento era un modo per sfuggire all'attenzione degli spiriti malvagi che in quel momento erano in agguato. Come ricorda la Svegliatevi del 2008, Esodo 20 dice che non bisogna farsi immagini scolpite, perché nessun uomo ha mai visto Geova, quindi nessun uomo lo può ritrarre. Inoltre perché Dio richiede una esclusiva devozione, perché è un Dio geloso, non solo, ma perché in realtà l'adorazione resa alle immagini è un'adorazione resa ai demoni che sono i nemici di Dio. Fate molta attenzione, perché viene insegnato tra i testimoni di Geova che non ci si può fare il segno della croce perché il segno della croce è di origine pagana. Non è questo il motivo. La Svegliatevi del 2000 mette in chiaro che non si possono fare i testimoni di Geova il segno della croce perché è un segno usato negli esorcismi, negli scongiuri come arma contro gli spiriti delle tenebre. Perché secondo la Torre di Guardia del 2019, quindi una Torre di Guardia molto recente, non diremo amen né in maniera udibile né dentro di noi se a pregare una persona che non adora Geova, così da non dare agli altri l'impressione di partecipare alla loro preghiera. La Torre di Guardia del 2007, dove vengono fatti tutta una serie di esempi, come nello stile della società Torre di Guardia. Punto cardine dell'esame di tutti questi esempi è il fatto che è necessario ragionare su che tipo di turbamento la decisione che noi prendiamo può recare alla congregazione, alla famiglia o alle persone che non ci conoscono ma che sanno che sono testimoni di Geova. Quindi, anche se in coscienza una persona si potrebbe sentire di partecipare a queste cerimonie e non le trova compromettenti dal punto di vista spirituale, se sa o pensa che c'è qualcuno che può inciampare o rimanere turbato a causa della sua presenza, deve rinunciare a presenziare a queste cerimonie.
perché chi ignora il problema del far inciampare altri potrebbe ritrovarsi con una coscienza contaminata, come avvenne ad alcuni cristiani di Creta. Perché molti francobolli, come tutti noi sappiamo, anche se non siamo dei filatelici, molti sono delle serie speciali in onore di grandi santi. Mi fa venire in mente la serie speciale in onore di Madre Teresa di Calcutta, oppure ritraggono personaggi storici, ma anche molto, molto spesso ritraggono le antiche sculture, antiche opere d'arte e quindi antichi dei pagani, eccetera. Allora, questa svegliatevi del 71. Nonostante che i francobolli non siano oggetti religiosi, i veri cristiani dovrebbero pensarci due volte se come passatempo stanno raccogliendo una serie di falsi simboli religiosi e dei pagani. La filatelia è un interessante passatempo e da essa si può imparare molto, ma come per le altre cose bisogna stare attenti perché non distolga dalle cose veramente importanti della vita. Nella Torre di Guardia del 79 viene detto: la Bibbia comanda ai cristiani di astenersi dal sangue. Essi devono quindi evitare di mangiare carne non dissanguata e cibi a base di sangue come salsicce di sangue o sanguinaccio. Perché secondo la Svegliatevi del 1984 nel vino di bassa qualità a basso costo può essere trattato con polvere di sangue essiccata. A quanto viene detto nella Torre di Guardia del 1997, questa commercializzazione del sangue placentare non attira i veri cristiani che si lasciano guidare dalla perfetta legge di Dio. L'unico uso del sangue da lui autorizzato fu quello sacrificale sull'altare. In ogni altra circostanza il sangue tolto a una creatura doveva essere versato per terra e eliminato. Secondo la Torre di Guardia del 1997, ti sarebbe appropriato informare semplicemente il medico che la placenta e il cordone ombelicale dovrebbero essere eliminati e non dovrebbero essere usati in qual modo, nemmeno per gli studi. Nella Torre di Guardia del 1982 viene spiegato che quando un cacciatore israelita versava a terra il sangue di un animale, non lo faceva per fertilizzare il suolo. Quindi questa commercializzazione del sangue riferito ai fertilizzanti non è in armonia col profondo rispetto per il valore del sangue quale simbolo di vita. Un cristiano che conosce la legge di Dio sul sangue darebbe intenzionalmente sangue da mangiare agli animali sottoposti alla sua cura? Sarebbe questo in armonia con quello che sa sulle norme riguardanti il sangue contenute nella legge? Perché sono collegate a culti non cristiani. Feci un video molto approfondito sull'argomento che vi metto qui sopra. La Svegliatevi del 2008 ricorda come l'unico comando che è stato dato è quello di commemorare la sua morte e non la sua nascita. Sempre nell'opuscolo scuola troviamo la spiegazione perché in realtà una festa primaverile in onore della Dea Teutonica della luce della primavera e Ostre, e nell'VIII secolo a molti dei suoi culti e delle sue tradizioni vennero trasferite nella festa di Pasqua per celebrare la resurrezione di Gesù. Che nei paesi anglosassoni molto praticata, in realtà è un rito della fertilità. Perché? Allora, nella Svegliatevi dell'86, le uova di Pasqua sono una reminiscenza dell'antico Egitto, Persia, Grecia e Roma, quando si coloravano e si mangiavano in occasione della festa di primavera. Mentre lepri e conigli sono il simbolo della fertilità dell'antico Egitto. E sempre nell'opuscolo scuola, in realtà è stato un tentativo di soppiantare la festa druidica dei morti introducendo la celebrazione appunto
di ogni Santin e cercando di sradicare in questo modo la festa pagana di Samhain. Ne parleremo poi qui a breve. Sempre nell'opuscolo scuola viene spiegato che il primo dell'anno era dedicato al dio Giano, dio del passaggio delle porte e gli inizi dei termini. Perché questa festa, sempre nell'opuscolo scuola, viene detto che deriva da un'antica festa romana, i Lupercalli, che ricorreva il 15 febbraio e che veniva tenuta in onore della dea Giunone e del dio Pan. Nell'opuscolo scuola viene ricordato come feste molto simili, con tanto di processioni di carri a forma di nave, erano fatte nell'antica Grecia in onore del dio Dioniso, caratterizzate da sfrenati motteggi e licenziosità e una temporanea sovversione dell'ordine civile. Questo spirito, insieme a certi aspetti caratteristici, fu trasmesso in particolare al carnevale. Molto festeggiato nelle società anglosassoni, sempre l'opuscolo scuola ricorda come questa festa deriva probabilmente dai riti in onore della dea romana Maia, adorata come originatrice della fertilità umana e naturale. Sempre l'opuscolo scuola ci ricorda che non è altro che una festa derivata dal culto della dea madre diffuso nell'antica Grecia in onore della dea Cibele. Perché secondo la Torre di Guardia del 2007 il Brindisi deriva da un antico rito religioso che implicava il bere in onore degli dèi e dei defunti. Il Brindisi è probabilmente un vestigio non religioso di antiche libagioni sacrificali in cui un liquido sacro veniva offerto agli dèi, sangue o vino in cambio di un desiderio, una preghiera riassunta con le parole lunga vita o alla salute.